Ho visto una squadra vogliosa, ho visto una squadra che con voglia di riscatto, con voglia di riprendersi tutto quello che si è perso in queste partite. Sensazioni positive per l'esordio di Fabio De Sanzo sulla panchina del Matera. Tre allenamenti per cercare di dare subito la sua impronta ad una squadra reduce da tre sconfitte consecutive. Adesso dobbiamo fare da squadra, adesso dobbiamo comportarci da squadra tosta, da squadra cattiva, da squadra con voglia di correre l'avversario, con la personalità di giocare, e questo in questi tre giorni l'ho notato. Matera che si troverà di fronte una Fidelissandria reduce da ben 8 risultati utili consecutivi e ancora in corsa per il secondo posto, posizione migliore in chiave playoff. Numeri parlano chiaro, ma questo deve essere la nostra forza, perché non possiamo venire da tre sconfitte. L'Andria lo sappiamo che è una grande squadra, è in salute, però adesso voglio dai miei ragazzi l'orgoglio, voglio dai ragazzi che buttano il sangue, voglio che buttino il cuore oltre l'ostacolo, tutti uniti. La curiosità è tanta. Come sarà il primo Matera di De Sanzo? Ma io mi auguro di vedere un Matera voglioso, mi auguro di vedere un Matera che non ha paura di giocare, non ha paura di attaccare l'avversario. Voglio vedere, d'altronde sono arrivato qui perché la squadra secondo me è forte, deve soltanto prendere un pochettino di autostima, e mi auguro di vedere un ottimo Matera.